Mantengo un po' di silenzio. Allora, ragazzi, buonasera a tutti. Live astronomica numero 112. Si parla di corso di fumetto, cosa fare per insegnare fumetti. E poi a fine live ci sarà finalmente il momento che tutti volevate, e cioè la morte di Davide Vendetta. Quindi fate un sacco di domande sul gruppo Telegram, io le raccolgo e dopo. Ma dai, abbiamo fatto un ritardo di 5 minuti, 21:35, 21:40. Quindi ragazzi, andate sul gruppo Telegram, fate le domande, preparate le domande, che poi le diremo a Davide Vendetta e se non dovesse rispondere verrà cacciato dalle live d'astronomica. Sono Simone, ciao Ale. Quindi adesso, no, no, Davide verrà per la parte secondaria della live dove si deciderà la vita di Davide. Quindi veramente scrivete sul gruppo Telegram tutte le domande. E alle 22:15 partirà il quiz game su Davide Vendetta. Detto questo, vi lascio il dibattito con Giorgio, Buonasera a tutti. E Andreuzzo, ciao! Madonna, sembra sempre uno Potere schizzato. pelato. Potere Comunque questa è l'ultima pelato. live di Astronomica dove Simone ha detto che la gente muore in questa live, ma era tutto in roleplay, ricordiamolo, perché su Twitch non si può dire No, e... non si può dire? No! Ah, vabbè, fa nulla. Quindi questa è l'ultima Bagnano i live. sospiri. La faremo sull'altro social la prossima settimana, Anche questo quindi non si ho può dire. detto Ma social, questo non ho sì, non si detto. può fare il contrario, no? Da No, che è una cazzata, ricordo. tutto in realtà puoi dire quel cazzo che vuoi. Ok, Però detto non che sei, questo, che non che ucciderai qualcuno, quello non lo puoi non dire. uccidiamo nessuno, mi dissocio, non c'è nessuno, semplicemente verrà estromesso dal canale. È solo una blastata. Adesso è una blastata, quindi io adesso mi levo. Quando inizi a fare? Ok, le faremo. No. Sul secondo, perché il primo ormai è un po' perso, un po' invecchiato male. Quindi io esco, lascio gestire a Giorgetto la live, che è l'unico che ha fatto scuola di fumetto, infatti. No, e anche da Cuneo, però Cuneo l'ha fatta 50 anni fa, quindi quello che parla Cuneo è un po' vecchio. Comunque, Simo, posso chiederti una cosa? Com'è possibile che a te questo look ringiovanisca e a me invecchi? Ed è lo stesso identico look, me lo No, sai no, dire? non, Lui è già ma non lo vecchio. ringiovanisce affatto. Ma invece sembra un po' un Sembra una ragazzino patata. così. Ma come una patata, dai, è un bell'uomo, Simone, no? Ma sembri a te dai il look da capo di culto satanico. Capo di culto A chi satanico dei tuoi, acido anni scusa? 60, a te curo. No, Simone sembra uno di No. quelli che vanno in discoteca tipo sui 40, vanno in discoteca con i ragazzini Rimorchiare le vestiti diciottenni. con i capelli col ciuffo. Ecco, esattamente quello sembra. Sì, Voglio quelli che appena bene, scatta la Simone. risa si becca il pugno in faccia, la Allora, faccia un io po' devo, ragazzi, imbarella. io devo uscire, soprattutto il segreto dell'ampiezza dei baffi. Curo. Ultima L'ampiezza dei cosa, baffi, dici devo ridurla. l'ampiezza. Allora, ultima cosa, vabbè, Cesare abbiamo capito che gli piace cara. Allora, detto questo, ultima Ciao cosa. Cesare. Ok, ha risposto Ellie. Ah no, invece entrambi, bravo Cesare, bei gusti. Ok. Detto questo, io sono sempre giovane, sempre figo. E tra l'altro, io posso braccio alzi di 18 anni, non è reato. Da 18 in su non è reato, Non è voglio un che venga reato, però è detto. schifo, Simo. Un po' Ma che. no, non è Allora, schifo, è cringe, è non è vero, ragazzi. Il pansessuale diverso. non ama Cane. l'esterno, ama il concetto. Non che io lo sia, però. Detto questo, io esco. Giorgio gestisce la live. E ragazzi, per favore, scrivete tutte le domande sul gruppo. In bocca al lupo, Buon no, bocca al lupo. ma mi sono un po' Davide Uzzo. offeso perché non viene nelle mie live, ma in queste sì. Davide, il Covid non ti preoccupare, ti fa capire l'importanza di avere Netflix. Pure nella mia famiglia abbiamo avuto il Covid, quindi succede. E niente, Ti fa ragazzi. capire quanto poco ci sia su Netflix il Covid, effettivamente. Io ho finito oggi di guardare Big Bang Theory. Io devo guardarmi Dark, me la consiglia mia sorella. Comunque, No, detto per l'amor di questo, Dio, no, è bellino tutti Dark, è con dei bellissimo. problemi tutti uguali fra loro. Ragazzi, ragazzi, Come dice Zero Calcare, dice, no? Che sono ragazzi, tutti uguali quelli una là. cosa, ai ragazzi del gruppo Telegram è piaciuto che rimanessimo in tema live, quindi per favore, è le 21:40, fino alle 22:20 rimaniamo sul tema dei corsi di fumetto. Dai, che neanche mezz'ora No. mi lasci per parlarne. Io adesso esco, comunque, anche perché ci sono parecchi ragazzi che vorrebbero consigli su cosa fare nella vita. Il mio consiglio è non fare fumetto, ovviamente. Detto questo, io esco, entra Giorgetto e per le 22:30, 22:20, 22:30 ci sarà Davide Ballabio che sfida la chat di Astromica per la sopravvivenza. Addio. No, se n'è andato davvero.
ovviamente era Davide Vendetta, però va bene. Vai, riuscito a... Due Davide conoscere la vita e riuscito a confonderli. Gli ha preso un fuoco il cervello, la labirintite dell'età. Cervello. È colpa dei baffi nuovi. Ci vuole un po' ad abituarsi, confermo. Gli hanno preso fuochi bassi e nuovi. No, vabbè, allora, cerchiamo di stare per 5 minuti, forse anche scarsi, nell'argomento della live, quindi i corsi e i libri di fumetto e il... insomma, come muoversi per entrare nel mondo del fumetto. A parte l'argomentazione sempre buona del non fatelo, ragazzi, non vi conviene. Che quello è quello che è la prima cosa che mi hanno detto quando ho fatto, quando sono entrato al corso. Che non vogliate diventare mangaka, diventate mangaka. Ma mangaka mangaka o mangaka? No, che fanno i mangaka. Ah, okay. Ah, okay. Comunque... perché l'altro un corso di fumetto non l'avevo mai visto manco nello specchietto retrovisore. Tra l'altro posso farmi uno spammino, perché comunque siamo sempre in tema, spammino. Vai. Mi sono rovinato il fegato nella realizzazione del prossimo video del mio canale, che è già pronto, e parlerò di After Time, il nuovo manga di Mangaka 96. Mi sono un po' rovinato. Sì, si vede l'entusiasmo nella tua voce. Ma c'è da ridere e c'è da divertirsi. Non lo guarderò, sì, perché devo ancora comprare i numeri dal 4 al 6. Tipo, vabbè, faccio spoiler manga sui 5 capitoli che sono usciti finora. Ah, siamo ancora a 5. Pensavo fosse finito. No, beh, adesso mi faccio una playlist fra recensioni tue e quelle dello scribacchino, fantastico. Dove sei? Madonna, è vero che anche quelle sono mi sono divertito con quella lì. Ma stiamo uscendo dal... Sì, partiamo subito da una cosa. Innanzitutto, è quello che volete voi, in effetti. Volete una preparazione professionale o vi serve semplicemente da questa ipotetica scuola del fumetto, libro, videocorso? Volete una cosa professionale o semplicemente lo volete come hobby? Perché se come hobby va bene un po' tutto, alla fin fine qualunque cosa. Se volete, cercate una cosa professionale, lì attenzione. Perché è lì che bisogna farsi un attimino furbi. Perché... per tanti, senza fare nomi, fare la scuola o il libro per insegnarti come si fa fumetto, ma diciamo sul libro già meno, sulla scuola è più, di solito sono secondi lavori, rimedi per gente che è rimasta un attimino fuori dal mercato o che se la crede. Perché tipo ho fatto un fumetto autoprodotto che non ho letto in 15, quindi sono un autore. Ecco, questo è il concetto di alcuni di quelli che si credono insegnanti. Quindi, senza far nomi, quindi fate una allegra esplorazione prima sul libro, ad esempio, visto che di solito ci sono scritti sopra gli autori, di solito sul libro, avete Wikipedia, avete tutte le risorse possibili di Google per vedere la carriera di chi ha scritto e preparato quel libro lì. Soprattutto se si parla di fumetto, se ci sono immagini aiuterebbe, perché alcuni riescono a farti libri sui fumetti senza metterti, per insegnare a far fumetti senza metterti immagini, che notevole. È come parlare di Michelangelo senza farti vedere mai una volta la Cappella Sistina. Beh, insomma, cercare di insegnare qualcosa di pratico partendo solo esclusivamente da teoria scritta, ce ne vuole, insomma, un bel po' di immaginazione. Qualcheduno anche paludato ha usato farlo. Sono ancora qua che rido forte. Ma paludato nel senso che professionista, serio, ma guardavo le illustrazioni, una spiegazione, niente, era tutto a parole. Ma santo cielo, ma sei disegnatore? E fatti due fotocopie delle cose tue, è soltanto disegni soltanto da prima che io nascessi, letteralmente, e sono quasi un boomer. Beh, a livello, se poi, cioè adesso mi inserisco un attimo, a livello di storia, visto che vabbè, essendo sceneggiatore, ho studiato sceneggiatura. Vabbè, a parte che di libri per sceneggiatura di fumetti non è che ce ne sia tanti. Quello è il masterpiece per chi vuole fare fumetto, chi vuole capire il fumetto. Si chiama anche
Understanding Comics, il primo che, questo è, sono tutti e tre, capire, fare e reinventare, se non ricordo male, il fumetto. E quello lì, vabbè, è un must. Per chi vuole leggere, secondo me, la trilogia adatta è questa, qui se riesco a inquadrarla. Mm-hmm. Cioè, Into the Woods di John York, Robert McKee Story, entra un pochino più nello specifico, ma quelli veramente fondamentali sono questi. L'arco di trasformazione del personaggio di Dara Marx e Into the Woods di John York. Spiego anche brevemente perché, magari, nel senso che Dara Marx fa di figo che prende Sid Field, che è la base, cioè per chi fa sceneggiatura esiste un libro chiamato La sceneggiatura, fatto da Sid Field degli anni 70, del 72, e quello lì è la base, diciamo. L'altra base utilizzata, anche se a me personalmente non piace, è John Vogler, Il viaggio dell'eroe. L'arco di trasformazione del personaggio è figo perché prende Sid Field, ma te lo elabora su tre livelli diversi, che non vi sto a dire perché sennò vi spoilerò tutto il libro. John York prende tutte le teorie che ci sono sulla scrittura e ti spiega come sono assimilabili allo stesso schema, di fatto. Poi lui scrive bene ed è un bel libro. Story di Robert McKee è interessante perché entra più nello specifico. Cioè ti insegna cos'è un beat e come utilizzare i beat non solo nella storia totale, ma anche poi nelle sequenze e nelle scene. Quindi è da leggere, secondo me, alla fine quello lì. Into the Woods, leggevi i commenti, dovrebbe essere uscito recentemente, perché io ce l'ho in inglese perché l'ho preso prima, ma da un anno scorso o due anni fa per Dinaud in editore, solo che non mi ricordo come l'hanno tradotto, tipo Passeggiate nei boschi narrativi, una roba del genere. Autore? John York. Sito York. Viaggiare nel bosco narrativo, sì. Okay, Viaggiare nel bosco narrativo. Quindi a livello di libri, per chi vuol fare storie, quelli sono quelli fighi. Il discorso delle scuole, ripeto, sempre per la sceneggiatura, un po' particolare, nel senso che... Umberto, sei un money grabber maledetto, devi veramente... Guarda, l'ho anche scritto. Non si può dire su Twitch, ma tu lo sai. Guarda, l'ho anche scritto. Viva il money grabbing. Volevo rispondere un attimo a Necros Original, una cosa che assomiglia come stile Arcane, ti dico quello che ha ispirato lo stile di Arcane: Battle Chasers di Joe Madureira, roba anni 90. Tante cose dello stile di Arcane e di LOL vengono dallo stile grafico di quel prodotto, un fantasy molto semplice. Battle Chasers, CHA S-E-R-S. Gioma Duera. Ah, va, che carino. Bellino. Se guarda, oddio, è molto anni 90, comunque. Era del periodo anni 90 della Image. Ma non era direi del gruppo Cliffhanger. Che è la roba più anni 90 che esista, peraltro, l'anni 90 fatto dalla Image. No, allora, è carino, però non ci vedo... particolarmente Arcane qui dentro, da queste tavole, poi non l'ho, diciamo, letto ovviamente. Allora, ci si vedono i personaggi, non tanto i problemi. C'è il tipo la spada grossa, c'è Natasha con guanti. Ce l'ho in italiano. Anch'io quando ero uscito, è che ci sono i prodromi di tutto il fantasy steampunkoso. In teoria dovrebbe uscire il seguito non disegnato da lui, ma scritto da lui. Perché l'aveva annunciato, poi non so. E se non è disegnato da lui, non mi interessa. È un suo emulo, me ne frega niente. Sta solo di World of Warcraft, frega niente. Io voglio Joe Madureira ai disegni. Alla scrittura, a quel punto, se esiste qualcuno che scrive, chiamiamo uno scrittore serio. A me serve il disegnatore. Madureira va bene con se stesso, non lo metterei certo a scrivere finito. Beh, posso vedere effettivamente un Miss Fortune, una Annie. Ma scusa, ma Garen? Ma Garen? Cioè, mi dice... C'è anche Blitzcrank per quello? Sì. No, effettivamente c'è molto di LOL qua, a livello di design. Pensa che c'è tanto di questo dentro LOL, perché questo, appunto, ha 30 anni. No! È roba che ha 30 anni. C'è Braum. No, c'è Braum. Sì, aspetta, la mando in chat. Kuro scopre...
Madureira nel 2022 dice Gorgon Formattilan in chat. Ragazzi, non è mai troppo tardi per scoprire le cose, comunque. No, e comunque non è che non conoscevo Madureira, non conoscevo... Sì, ma Mad lavora nei videogiochi ormai da 20 anni, tipo. Ma che bello sto Braum! Quello dei quattro cavalieri dell'Apocalisse. Parlare di Battle Chasers, ragazzi, scusatemi. Vabbè, conta che Madureira è una specie di genio, ha iniziato a lavorare. Dai, per la prossima volta che viene a casa mia ti offro la cotoletta e ti faccio leggere. Aveva 16 anni quando ha iniziato a lavorare per la Marvel. Ha raddoppiato, ora devi rispondere a tono però. Allora, invece per quanto riguarda i corsi veri e propri, tanti si fanno affidamento sul vedere chi è che ci insegna. C'è l'autore Fico X, c'è l'autore Fico Y, c'è minchia il mio autore preferito. Bello, ok, 99 su 100 saranno bravissimi, perché devi sapere 100 per trasmettermi 10. Ma la vera cartina di tornasole di una scuola non è chi ci insegna, è quelli che ce ne escono. Cioè, se questa scuola ha prodotto dei professionisti che lavorano e magari anche una certa quantità rispetto a quelli che ci sono entrati, è quello il valore di una scuola, non è quello che quelli che ci insegnano, perché potrebbero essere anche bravissimi ma che non riescono a trasmettere il messaggio, le loro conoscenze, o semplicemente al corso regolano le recensioni delle proprie cose. Quello è vero. Vero. Per cui fate caso anche lì in qualche ricerca su Wikipedia, sulla bio di certi autori, vedi questo autore che mi piace tantissimo, da quale scuola è uscito, magari nella sua bio ce l'ha scritto, oppure vedere che tanti di quelli che ti piacciono escono da quella scuola lì particolare, è possibile che sia buona. Sì. Beh, in questo senso la scuola del fumetto di Chiavari è stata, per venire da un piccolo borgo, è stato un enorme esportatore, ecco, di talento. No, allora io non devo fare pubblicità, non la volevo fare, non ci siamo messi d'accordo, io ne ho fatta un'altra, ovviamente, perché non fanno solo sceneggiatura, mi sembra, però la sceneggiatura non ne facciamo perché non ne siamo capaci, non abbiamo le maestranze. Però voglio dire, a livello di risultati credo che sia la prima in Italia per la densità di professionisti che ha dato al mondo del fumetto. Oddio, sì, ma anche perché poi per gli insegnanti che ci sono erano 2-3 forse. Però e poi in un ambiente anche piuttosto piccolo, è fatta in modo molto informale almeno all'inizio, però quello la pubblicità la faccio un'altra volta. Ma c'era la scuola di Lucca di fumetto, dice il Castre. La Lucca Manga School. La Lucca Manga School, intendi. Vabbè, ma quella che c'era Manga la pubblicità School, dietro Manga Vibe. Sì, ma la Lucca Manga School più che altro è, cioè, nel senso, è più, da quello che ho visto, è più magari chi ci insegna che non chi c'è uscito, perché banalmente, cioè, voglio dire, siamo in Italia, non è molto difficile che uno qua, cioè, non dico non fare manga perché si vede che sta uscendo il fenomeno, ma farlo a livello professionale è quasi impossibile, cioè credo che non ne sa neanche uno, a parte chi poi è riuscito ad andare in Giappone a lavorare. Ma Giorgio, già fare fumetto in Italia a livello professionale esistono, però mangaka non esistono proprio. Beh, no, allora ci sono, ma lavorano per l'estero, per la Francia. Sì, lavorano per Bonelli, forse per Disney. Per Disney sono professionali, quasi tutti professionisti. Sì. Non facendo solo Disney. No, non lo so, perché mangaka, intendevo. Io in mangaka però di solito lavorano per la Francia. Tanta gente che lavora per Disney fa un po' di tutto, comunque. Prende commissioni, lavorano per Disney Panini, ma tanti sono anche freelancer che fanno magari commissioni, copertine. No, infatti chi fa Panini di solito non c'è buona. Chi fa Disney di solito non fa solo Disney. Io avevo come professore uno sceneggiatore Disney, però per dire, scriveva anche i libri di Geronimo Stilton,
visto comunque che era sempre nel target di bambini. Ah, un ghostwriter per Geronimo Stilton, attenzione. Ma più che uno, cioè non li scrive, sì. I primi quattro sono scritti da la creatrice di Geronimo Stilton. Vabbè, ma scusa, ma Geronimo Stilton, che c'ha il suo nome in copertina su tutti i libri, ne aveva scritto almeno uno, no? È nella sua redazione a Topazia, scusami. Anche le perché Walt Disney le ha scritte tutte le storie di Topolino, anche Stan Lee le ha disegnate tutte quelle di Drew Moran. Esatto. Ma neanche scritte. Ecco, quello non lo so, noi non c'eravamo. Le foto attestano che era presente. In questo numero Spider-Man si scontra con l'uomo scorpione. Secondo me erano queste le cose di Stan Lee, le trame. Lasciava il foglio sul tavolo a Ditko e cioè, tipo, qui affronta l'uomo sabbia e poi Excelsior e andava via. Secondo me era più o meno questo che succedeva. Secondo me lasciava tipo delle idee, tipo prendeva uno scorpione spiaccicato sul foglio, arrivava a Dicto e diceva, sarebbe un po' di sabbia, tipo era andato al mare, adesso un po' di sabbia. No, comunque una cosa bellissima delle foto che sto cercando su Dicto, disegnatore dell'epoca, che sul tavolo del disegno c'aveva un foglietto con scritto sopra Think, pensa. Prima e lì a disegnare pensa. Fantastico, non c'erano i disegni suoi o di qualcuno, bravo. Pensa. Bello. Ma questo è un ottimo scriverlo tipo un po' ovunque. Sì, alla fermata della metro, sì. Al casello dell'autostrada, sì, potrebbe essere una cosa molto... Però bisogna pensare bene, perché comunque non tutti pensano nel modo giusto. Tanti magari anche pensano di pensare, ma in realtà non pensano. Ci vogliono un po' più di indicazioni. Mi viene in mente la canzone di Fabrizio Moro, ma... Sì, prima di sparare. Poi ti metti degli strani occhiali scuri e ti rendi conto che c'era scritto obbedisci. No, vabbè, ma che citazione mi fai, Cuneo? Ma ti voglio bene, scusami. Ma secondo te un film da boomer ci vuole. Oddio, un film da boomer, è un film che andrebbe visto da chiunque, quello. Sì, ma purtroppo l'hanno visto fin troppo anche i complottari, quindi basta. È vero. È finita. Eh sì. Allora, meglio fare da autodidatti? Autodidatti. Diciamo che è meglio autodidatti guidati, o perlomeno la scuola del fumetto tante volte, almeno quelle serie, servono per scoprire... Per capire a che cosa dovresti andare a guardare in un disegnatore, perlomeno io lo dico da disegnatore, da scrittore non lo so, che cosa dovresti andare a cercare in un disegnatore per imparare, perché poi a un certo punto la scuola finisce, nell'arco di 24 ore, le due ore della scuola sono 2 su 24, ce n'è altre 22 ore in cui sei solo con te stesso. Capisci? È in quelle 22 ore che devi lavorare, non è in quelle 2 che sei a scuola. La scuola ti serve per capire che cosa guardare nei disegnatori che potrebbero piacerti e quali ti possono diventare utili. Essere critico con te stesso, ma tantissimo. Cioè non innamorarti del disegno che hai fatto, della produzione che hai creato, ma criticartela da solo, dandoti delle mazzate incredibili come non te le darebbe nessuno, perché scoprirai che quando vorranno ci sarà qualcuno che professionalmente dovrà decidere se il tuo lavoro è buono oppure no, sarà molto ma molto ma molto ma molto più stronzo di te e soprattutto troverà più errori di quelli che puoi trovare tu. Quando sei arrivato a un livello che nessuno ti trova degli errori, li stai fregando tutti e finalmente puoi dire ok, adesso posso provare a presentarmi come professionista. Cuneo, posso pagarti per diventare il padre di un mio eventuale figlio? Cioè, nel senso, io lo faccio, poi per l'istruzione lo do a te, gli insegni tu i valori della vita, perché mi sembri molto più ferrato di me. Vabbè, guarda, io sto vedendo come sto fallendo miseramente io in famiglia. No, dai, non dire. Guarda, ha voluto per le feste un fumetto a tutti i costi. Quale? Lion. No. Chi? Cosa? Hanako. Vabbè, non è così brutto, dai, io l'ho droppato. No, Hanako Kun è caruccio, io l'ho droppato, però... sì, ma è sopra il fatto che è un manga, in casa mia. Vabbè, cosa voleva chiederti, maestri inquisitori, per forza? Cioè. No, deve chiedere cose leggiadre, tranquille, leggere, appena appena da giovani. Detective Culetto. L'Eternauta.
edizione 001 i metabaroni, la cassa dei metabaroni è sempre lì presente in prima fila. Nero, nero di Mammucari ti doveva chiedere, ovviamente, appena uscito. O Tex, effettivamente, perché non Tex? Il Texone di quest'anno. No, il Texone di quest'anno ancora, ma no, ma Tex tutti i giorni, no. Ecco, da autodidatti, ad esempio, sai che su Tex ci lavorano i migliori d'Italia. È la cosa dove ti rompi sicuramente i coglioni, però, perché a me rompe i coglioni tantissimo. Però e oggettivamente più bravi sono lì. Scusa, è chi è Rose Romantica che chiede in chat di Eden Zero? È un capolavoro Eden Zero, secondo me è il miglior manga che è uscito in questo decennio, è probabilmente una serie che ha segnato nel panorama giapponese finalmente l'esordio di un autore vero che si è dimostrato quello che poteva fare, cioè quello che aveva già fatto in tutti i manga precedenti. No, io penso che sul panorama manga giapponese non ci sia mai stata fino ad ora un'opera con lo stesso spessore a livello di storia e disegni di Eden Zero. Io quando la protagonista femminile di Eden Zero ha detto che voleva girare per l'universo a fare video sui vari pianeti per fare le big views, io mi sono riconosciuto. Io mi sono sentito proprio preso in causa. Anch'io, capito? Ha parlato al mio cuore più di Zero Calcare, più di chiunque, capito? È da allora che voglio un gatto robot. Un gatto robot che però è robot solo quando pare a lui. Sì, raga, no? Cioè, tra un po' esce fuori l'acido. Me lo vedo proprio. Ma non è già uscito il terzo film dei Mei contro te? E comunque sì, che è già uscito. Ci sono due settimane al cinema. Cioè, noi abbiamo un cinema con una sala e ci sono due da due settimane. Pensavo l'avessero rimandato. Voglio sapere che hanno tolto Spider-Man per dare Mei contro te. Sapete che se entrate al cinema a vedere Mei contro te, prendete il COVID al 99%. No, è vero. Voglio entrare al cinema a vedere ma generalmente ci entrano i genitori dei bambini, lo so perché il Doc Manhattan era inquietantissimo, infatti cosa non ho bambini, non ce l'ha portata. Allora, personalmente, comunque Eden Zero, cioè a me non è attenta cosa a me non ha preso neanche Fairy Tail, quindi pensate a Eden Zero. Perché ma vuol dire solo che sei una persona sana di mente, comunque. No, o che hai più di 12 anni anche. Infatti vuol dire che sei maggiorenne se Eden Zero e Fairy Tail per non 13 anni preso. Intendiamo maggiorenne. Ma invece, tornando sul tema, io sono una domanda. Vai. Stavo guardando il cast, stavo guardando Matrix 4 e c'era il cosplay di Neo che flirtava con la cameriera del cinema. No, quello era il non film. Non mi fate spoiler. Non mi fate spoiler che non l'ho visto e volevo vedere. Manco io. Niente spoiler, please. Senti, bambini presenti in incubatori di virus come pena. Gli alien. No, ma è vero, perché non sono vaccinati, non hanno la mascherina e fanno casino. Zitto, zitto, mentre gli altri parlano io faccio passare libri utili per imparare a fare fumetti, almeno a livello di disegni. Poi voi parlate, parlate. No, ti faccio la musica. Ma scusate, voi avete fatto una piccola parentesi, diciamo, su una cosa un pochino più professionale, no? Nel senso più scolastica, più, come si dice? Sì. Scolastica. No, allora, perché ripensare a cosa avete detto prima e pensare a quello che devo dire è troppo per me, quindi ok. No, dicevo, a livello un pochino più basso, no? Io non so se possa essere utile, però io condivido. Io mi volevo approcciare al disegno, no? Cioè ho fatto sempre tutto da autodidatta. Per approcciarmi al disegno in generale, non quello proprio del fumetto, però insomma chi sa fare il tanto sa fare anche il poco, no? Quindi già iniziando con una buona base di disegno penso che poi si possa approcciare in modo molto più semplice e bella la censura. Praticamente io avevo cercato un po' di tempo fa, perché anche io non sapevo dove sbattere la testa, no? Tra corsi online, scuole part-time, perché non volevo fare quello di lavoro, insomma. E vedendo anche semplicemente sul comune di Milano ci sono alcuni corsi
in realtà abbastanza basiche e accessibili a tutti, quindi dove uno non deve neanche avere delle basi già fatte perlomeno di qualche tipo pene, sul disegno. Ti bannano. No, toglilo, toglilo, Cuneo, togli il pene. Oddio. Via. Staccalo, Cuneo, staccalo. Aia. Praticamente ho visto che c'erano dei corsi proprio tenuti dal comune presso magari dei musei, e questa è una cosa che comunque uno costa poco, perché non tutti magari possono permettersi un corso professionale o specifico così. In più diciamo che dà anche una buona infarinatura e fa anche capire un minimo che strada poi intraprendere, quali cose magari andare ad approfondire o su quale esercitarsi, no? Oltretutto avevo trovato molto utile, però questo è per la pittura, quindi non so tanto per il disegno fumettistico, però magari anche sul disegno in generale va bene, quindi proporzioni, prospettive, cose che col quale litigano tutti. Avevo contattato addirittura dei pittori che mi piacevano, ovviamente non nel fiore della loro carriera, perché loro magari non ti cagano neanche, ma mai dire mai, e niente, semplicemente facevo, non l'apprendista, però andavo a fare tipo le ripetizioni, no? Andavo a casa di questi pittori e mi portavo la mia cassettina di colori a olio eccetera e dipingevo a casa loro mentre magari loro facevano altre cose, quindi su altre tele eccetera, però mi tenevano d'occhio e mi davano dei consigli, però mi facevano sperimentare molto. Altra cosa che poi mi hanno consigliato è ovviamente esercitarsi, praticare e soprattutto prendere manualità con le varie tecniche, ma cioè proprio per esempio con i colori a olio, con gli acquerelli, con la sanguigna, no? Con ogni tecnica di disegno o pittorica, insomma non con ogni, però nel senso prendete quella che vi interessa ed esercitatevi e cercate di capire come si comportano quei materiali, no? E questo fa acquisire anche un pochino di sicurezza. O il disegno con la penna, cioè io non riesco ancora a concepire come cazzo si disegni con una cosa che non si cancelli o che si sfumi, capito? Cioè nel tratto che metti giù, quindi ho capito che la penna proprio non fa per me. E quindi uno un pochino inizia a conoscere anche quello che riesce a fare e ad acquisire un pochino di sicurezza e a diventare anche un po' autocritico, ma in senso costruttivo, no? Sulle proprie capacità, sulle proprie lacune, eccetera. E poi, niente, un po' quello che hanno detto gli altri, quindi vedere che cosa consigliano a volte nelle interviste o magari anche nelle fiere, non lo so, cercare comunque di... Ah, ecco una cosa, ragazzi, c'è internet, cioè nessuno l'ha nominato, c'è internet. Quando mi stavo approcciando al disegno digitale, cosa che poi, vabbè, però seguivo un sacco di persone su Twitch, per esempio, perché è pieno di persone bravissime che... magari non fanno quello che volete fare voi esattamente. Per esempio io seguivo una ragazza, ma posso fare il nome? Sì, direi. Sì. Sì, sì. Si chiama Maddy. Vabbè, al massimo me lo giro. Comunque, lei si chiama Maddie qualcosa, non mi ricordo esattamente, ovviamente è in inglese, però lei faceva il suo studio giornaliero, perché lei faceva quello di professione, e ogni giorno si metteva per non so quante ore in live e faceva tanti esercizi per se stessa, quindi per quello che voleva migliorare o studiare, no? Quindi un giorno scomponeva la faccia umana, la testa umana, e quindi partendo proprio dalle basi, e lei che era dentro, diciamo, al sistema scolastico del disegno, cioè ti diceva lei che gli esercizi che facevano fare, oppure dove prendere ispirazione per capire come si risolvono determinate lacune, no?
Quindi, e questo raga è gratis, cioè, e ce l'avete lì e potete rivedervelo e potete addirittura interagire con la persona. Io mi ricordo che lei utilizzava Photoshop, ovviamente, e io le ho fatto un sacco di domande proprio sul software, cioè su come si faceva una cosa, come si cambiava un pennello, cioè proprio dalle cose facilissime, no? Come si poteva customizzare magari una, come si chiama, una features, vabbè. E quindi queste cose qui io le ho trovate utilissime, perché in modo gratuito e ovviamente non dal meglio del mondo del fumetto, però da ragazzi che veramente sono bravi e ci lavorano magari in quell'ambito. Posso interrompere un secondo? Vorrei chiedere a Pepe Rug se potrebbe usare Google invece di costringermi a scrivere per un'ora in chat, grazie. Madonna, che acido che sei, Umberto, porca Eva. No, è che è sempre così. No, Umberto. Ma in realtà è solo per parlare con te. Ma infatti tu devi capire che sei un personaggio pubblico e famoso e la gente che ti chiede le cose non vuole le risposte. Ma me le chiede tutti i giorni. Le risposte. Adesso provo a mettere i link di almeno dei libri, quelli che mi sembrano più buoni, in chat. E tra l'altro, per quel che mi riguarda, mi ha fatto venire in mente la tal discorso di Cara, il consiglio più grande che si può dare, che tu disegni, ma soprattutto anche che tu scriva, e soprattutto per chi scrive, ed è, regà, leggete. Ecco, non sì. Si può scrivere senza leggere. Leggete, guardate film, guardate serie, guardate cartoni, leggete, guardate quello che volete, ma dovete avere una cultura enorme di che cos'è la narrazione e di che cos'è la narrazione oggi. E se c'è un nuovo tutto quanto. Non è che se voi avete in mente di scrivere un battle shonen dovete leggere solo battle shonen. Se fate così finite come Mashima. No. Pensavo come un'altra persona. No, come bambini, come Mashima, non ripetetelo a casa. Non sì, fate ad esempio, casa. A me fa schifo, a me non piace il western assolutamente. E disegno fantasy, però ogni tanto qualcuno deve andare a cavallo e quindi devo, cioè, i cavalieri i medievali vanno tutti a cavallo, da qualcuno devo prendere, da quelli i cavalli più bravi. Erano gli stessi nel medioevo e nel 1800 quindi devi andare un pochino il perché... puoi anche, secondo me puoi anche fare un fumetto pieno di cavalli ispirandoti ai rospi, però è una mia idea. È successo, sì, ma... è successo, ce lo ricordiamo tutti, è stata una serata meravigliosa smontarlo. E per sul me mio canale stato... trovate il re-upload. Sì, anche sul mio. Credo. Comunque, volevo dire al Pepe Rug che siccome Curio mi ha obbligato, che purtroppo Thanos Quest è esaurito. Mi spiace. Perché è uscito il film, ora, che vogliono. Ci credi che il libro più bello è quello sull'insegnare fumetto, è quello meno ristampato? E ovviamente costa l'ira di Dio. Ovviamente. Cioè, 80 euro la versione più economica. Minchia. Della morte e dell'amore l'ho pagato 40. Comunque, Simo, puoi anche togliere il commento di Cesare Dani, la domanda di Cesare Dani. Qui ce da siamo qui veramente da risposta. Ma no, è che in realtà Simone guadagna soldi dai me contro te, quindi... Sì. Magari hanno bisogno, perché il target di me contro te è tutto in chat. Me contro te, ovviamente. Top contributor, top tippers di queste live. Ma guarda, allora i me contro io l'odio dei me contro te, così posso uscire anche un po' fuori tema, perché ormai siamo arrivati all'orario in cui si può uscire fuori tema. Io non me la sento di, cioè, allora i me contro te sono fastidiosi magari per qualcuno. Io sono un grande fan del loro episodio in cui hanno ospitato la nostra eroina di tutti, Elettra Lamborghini, che ha insegnato a Sofia a fare twerk. No, scusa, grande episodio. È una cosa vera questa? È assolutamente una cosa vera. Ritiro tutto quello che ho detto. Scrivi Elettra Lamborghini su YouTube, Elettra Lamborghini, no, i me contro te. Ero rimasto che il logo target fosse i bambini. Sì, mi sono perso qualcosa. Vabbè, ma Elettra Lamborghini ha insegnato a twerkare. Scusami. Le bambine devono iniziare a twerkare alla giusta età, scusami, come ben ci sta dire, deve essere lavorata nel tempo, scusa, non si bloccato completamente. Certo, guarda che fin da piccoline devono imparare a twerkare, assolutamente. No, guarda, ha fatto pure un fumetto Elettra Lamborghini, no? È tornato. Cosa è tornato? No, si era bloccato Cuneo.
Ah, okay. Sì, sì, ha fatto pure un fumetto Elettra Lamborghini per insegnare alle ragazzine a twerkare. Tra l'altro, io sono rimasto stupito. Volevo fornire immagini e cose, ma non che lo scrittore, lo sceneggiatore del fumetto di Elettra Lamborghini ha scritto un numero di Dylan Dog che mi è pure piaciuto, capito? Cioè, per dire la versatilità, sai, del, i soldi degli autori, no? È come il discorso di prima, no? Tanti autori Disney finiscono poi a disegnare quel genere di fumetti, fumetti degli influencer, i fumetti degli YouTuber. Ma perché tanti autori, d'altronde, se lavorano come freelancer, bisogna portarla a pagnotta a casa. Ma infatti. Simone, le cuffie, ti prego. Per Dio. Ok, molto meglio. No, ma tra l'altro sulla questione della versatilità, infatti prima leggevo un commento che diceva: a volte dicono che conta molto più un colpo di fortuna che molta maestranza. No, perché la maestranza ti serve tutta la vita per scrivere o per disegnare sempre. Il colpo di fortuna ti dura una volta e poi è finito lì. Perché la botta di culo ti serve all'inizio, per l'albo 1. Poi ci sono l'albo 2, l'albo 3, l'albo 4, allora lì si vede, se no ha già l'albo 2 ti dicono vaffanculo. Comunque volevo rispondere a Castre, le donne passano, ma i fumetti restano, non ti preoccupare. Minchia, c'è ancora problemi di donne il Castre? Vabbè, è anche... Perché sbaglia donne. Se non avessimo problemi con le donne, ce l'hai? Non saremmo qui. Cioè, mi hanno regalato. Ma c'era anche Curo. Amo la tua fanpage. Sì. Io amo la gente che ti segue. No, me l'ha regalato un mio amico, peggio. Ah, ok. No, A me l'ha regalato. I miei amici mi leggono soltanto gli Omegaverse, i miei follower. Ma a mia discolpa, la fanpage io gliel'avevo chiesto. Ok. Gli Omegaverse, la prima volta che me l'avete spiegato, non ci credevo. Io veramente oggi stavo pensando al sistema riproduttivo del mondo degli Omegaverse, pensavo di farci un video sulle possibilità. La domanda è perché la mia domanda non, è ma... tu non ne vuoi veramente parlare, vero? Non voglio ma sapere poi io da dove... Umberto da solo nella sua stanza, sì. Che è lì tipo senza un cazzo da fare, è lì disteso a pancia in su, è esattamente così sul divano. Come funziona il sulla sua chaise longue? Ma perché, scusami, allora, io immagino che gli Omegaverse maschi Omega che partoriscono, immagino, però ci sono anche le donne Omega. No, come i calcoli, le donne Umberto, Omega hanno una doppia possibilità di procreare. No, le donne Omega sono donne normali come noi. Cioè, sono basic. Le donne Omega sono la cosa più basic e stupida di sempre. Oh. Allora sono triste, basta, non sono più contento. Non fare ma le donne, invece, quelle che non sono Omega... Quelle alfa? Fatti domanda di come sono le donne alfa. Ragazzi, come fanno a riprodurre? Oddio, le donne alfa hanno il pene. Ah, io non lo volevo sapere. Come le iene? Le iene strofrettano l'utero. Che bello. È vero, le iene sono problematiche. Molto curioso. Poi dipende in realtà, perché alla fine l'Omegaverse è un casino principalmente per il semplice fatto che qualcuno si è alzato la mattina, ha deciso di crearlo. Ma è il loro dio, è stato dio. E poi la questione è che ognuno alla fine lo modifica un po' come piace a sé, quindi a volte le regole non sono neanche fisse. Cioè, quando è che questa live ha iniziato a fare schifo? Non lo so. Ha tirato fuori lì dicendo che c'era Simone. Okay. È stato un bello. Comunque noi ci lamentiamo del dio cristiano, ma pensate al dio degli Omegaverse, che siccome la gente cacciava ha deciso di creare i licantropi e poi ha deciso che siccome poi potevano rischiare ha detto ma facciamoli accoppiare fra di loro. Ma sì, pensate al dio comunque no, lo puoi dire su Twitch. Comunque sappiate che sta per arrivare il momento di Davide è pronto, mettilo al mio posto così vado a dormire. Non abbiamo... Guarda, io penso che a 32 chiudiamo l'argomento e parte. No, voi dovete rimanere perché Davide può scegliere uno di voi come aiuto da casa. Wow. Però prima di sapere la domanda, deve scegliere a caso. Lui non sa. Lui può dire: io per questa domanda voglio Giorgio, ma non sa qual è la domanda, gliela faccio dopo. Ora voi pensate a me che penso a quelle cose mentre sono sul divano, ma pensate a Simone che si inventa questi format per i cazzi suoi mentre lavora. Sei comunque messo peggio tu, Umberto. Non c'è lotta, capisci? Non lo so. Non c'è partita. Non lo so.
E poi Umberto, oramai anche tu, diventa anche tu fratello di Baffo. Esatto, diventa fratello di Baffo. Devi Togliti sta. solo alla fine fare un accorciamento, non è che sei un Sì, devi po'. farlo. Sì, lo devi fare. Fatti il pizzetto, Oh, dai, per sì, un ci po', aggiungiamo per un anche po', noi. fatelo. Tipo... Ce l'ho avuto per un sacco il pizzetto. No, me ne serve di più. Come Ce me li ho legati, e non arrivano. No. Vabbè, ragazzi, scusate, fate voi. Vabbè, anch'io voglio fare l'idiota. A Simone non interessa Se neanche il mi gatto, vuole vedere. vero? Comunque, allora, comunque, Questa è una veramente, triste verità. vi prego, non uscite, voi dovete aspettare che arrivi Davide, perché Davide potrà scegliere ognuno di voi, Ma quindi le prendo donate solo hanno i baffi? la storia. Aspettiamo, vai tranquillo. No. No. No, cazzo. Anche Davide è diventato fratello di Baffi. Simone lo sa che se Giorgio potremmo mi ha essere mai Massimo aperto la Severo. speranza. Cioè, vi guarda con perdonatevi perché non sanno ciò che Grazie, fanno. Castore, tu sì che sei un vero fan. Pandra 91 è grandissimo. Ha ragione. Gli anni si vede tutti Tony Stark. sì. Con i baffi. Con i baffi. Solo in quello. Ma Ciao, neanche Teo. con tutto Con i il soldi resto. o con l'armatura? Esatto. In effetti. E poi ha Roma in puzza, come ci hanno insegnato gli autori di Brando. Fumetto Davide astronica. viene, a Davide viene Anche proposto di Aquaman puzza, andarsene da come ci solo hanno presentato, con cioè il come ci metodo hanno tradizionale. detto nel Ma film. Aquaman puzza per forza. Si annusa sott'acqua, puzza persino sott'acqua Aquaman. Vabbè, saprà di pesce Aquaman, perdonami, no? Non saprà un pochino di pesce, Momoa. Però non può Momoa, non soprattutto lavarsi, vive in acqua. l'acqua. E Momoa che sa di pesce. Ma io direi di passare a Sì, ma Davide e cosa alla stiamo, ragazzi? Non lo so, stiamo aspettando Simone, perché Simone non sa che cazzo ha voleva fare. È apparso, poi è scomparso, e poi boh. Scusate, un po' di assenza mia che stavo mettendo qualche link in chat. Allora, va bene, dato che allora, prima di tutto possiamo chiudere così. Una cosa, meglio fare gli autodidatti che seguire corsi ad cazzo un canem, cioè consigli che si può dare sono, se trovate corsi su Facebook, gente dice diventa anche tu un mangaka, non seguiteli, perché secondo me più volte sono dei ciarlatani. Poi guardate, Potrebbe essere vista come una. prendete il nome e No, cognome quello è della vero. prendete il, no, prendete il nome e cognome dell'autore, mettete su Amazon e se non esce nessun fumetto pubblicato, non ci Un andate, motivo perché c'è c'è. un motivo. Quindi, se, piccolo consiglio, se in tutti i corsi è diventa anche tu un mangaka, diventa anche tu un fumettista, diventa anche tu un character design, no! Altri consigli? Viene dato il maestro, autodidatta sì, ma con criterio. Anche guardare Sorpassi sì, ma YouTube. con pazienza. E come direbbe il maestro, copiate, 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 ma copiate dai migliori. Quindi, detto questo, bella, siamo rimasti in tema per quasi 48 minuti. Io Ora consiglio io. anche molto lo sperimentare, cioè Ecco. non aver Quello paura di sì. andare al di fuori cioè di quello che si pensa essere il proprio stile. Guarda, anch'io copiavo Che dai di solito migliori. la ricerca dello stile ho visto anche da persone che conosco, miei amici, è quasi un morbo, tipo devo trovare il mio stile, vai anche oltre, sperimenta, perché comunque quello penso che arrivi con il tempo. Sì, Quindi sperimentare, andare fuori dal proprio comfort zone, cercare di fare un po' di tutto. impara poi. solidamente le basi per poi poterti permettere di sperimentare o deformare. Perché se Esatto. lo fai prima senza avere, tra virgolette, le fondamenta e le regole, costruisci sulla sabbia. E poi non guardate i corsi che vi arrivano, i primi corsi che vi arrivano su Facebook sponsorizzati, perché probabilmente sono delle cagate. E quelli che li fanno probabilmente Ma non secondo me dovrebbero. ti vedo particolarmente avvelenato, Simone. Hai partecipato a uno di questi corsi? Io veramente O conosci no. qualcuno che fa questi corsi e No, vuoi. no, no, ma che No, io. ogni riferimento è Io puramente casuale. non apro È Facebook. puramente No. casuale da, Guarda. semplicemente da link che trova in giro e gli fanno No, no. ribollire il sangue nelle vene. Allora, io non apro Facebook da anni, quindi non so di cosa stai L'unica dicendo. volta che lo fai. Nel senso che non lo apre perché non È lo chiude stato mai, cioè cacciato. Non lo apro, sempre. anzi. Allora, detto questo.
Ora, ho scoperto Facebook ieri, no? Allora, tutti gli ospiti usciranno. Entrerà Davide. Io leggerò le domande. Davide, prima di fare la domanda, Davide potrà scegliere l'aiuto che entrerà in live. Se con noi stare tutti fuori come dei cretini ad aspettare che Davide ci evochi. Beh, Davide sta tutte le live fuori con la carta trappola. Siamo tipo la carta trappola, sai? Tra l'altro, uso la carta trappola, Umberto. Dimmi la risposta. Tra l'altro il Pirla è anche uscito dalla live, vedete c'è solo la sua porta in questo momento, quindi non sappiamo se c'è una finestra, non sappiamo se mai tornerà Davide. Questa è la cella del monastero in cui vive Davide? No, a me ricorda troppo la stanza di Van Gogh. Tra l'altro c'è quel quadro dietro. È vero! Vero? Vero, datemi Cuneo, voglio che dia un giudizio alla mia versione del fumetto della tavola di Giochesa. Non è a fuoco. Non è molto a fuoco. Bravo, l'hai ricalcato bene. Non l'ha ricalcato, l'ho copiato. No? Avvicina fatto nel 99. Il piede è brutto, però. Ma guarda, io vedo piedi fatti peggio. C'è gente che gli piace Reifield. Copiato, ci sarò la tavola davanti. Però vabbè, ma guarda che intanto copiare è un passaggio importante. È il 99. Ora, se non hai ricalcato, ma è solo copiato... Ero bravino, probabilmente se avessi continuato a disegnare dal 99 magari sarei diventato anche bravino. Sì, perché non è un... Davide, dove cazzo stai? Vuoi entrare? Ah, scusate. Sono... L'hai chiamato. Infatti mia mamma ce l'aveva in ufficio. Chi era? Chi c'era? Simone. Che è successo? Era in bagno? Sì, probabilmente sì. Dove cazzo vai? Che la live scappo, si basa su di te. La live si basa su di te, la cazzo di live. Dove cazzo vai? Mi sono anche fatto la doccia, ragazzi, scusate, devo uscire tutti quanti. Ciao. Allora Davide, non lasciatemi solo. Davide, sei diventato, allora tu sei pronto, vero? Ho Davide, ho paura. Sei pronto Davide? Allora, per la prima domanda, chi vuoi scegliere come aiuto? Quindi ogni volta posso cambiare? Ogni volta puoi cambiare. Dai, prima domanda facciamo Umberto, che tanto tra poco se ne andrà sicuro, scappa via almeno così. Okay. Ok, allora vediamo la prima domanda. Aia. Ok, hai 10 secondi da quando io farò la domanda. Qual è l'ultimo fumetto che Cura ha mostrato nel suo ultimo video acquisto? Che cazzo di domanda è? Ma che... Se sceglievi Curo, ma secondo me nemmeno Curo la sa. Lo giochiamo dopo. Io non riguardo i video acquisti in generale di nessuno, neanche i miei riguardo. Allora, fa pure la prima. Ti posso assicurare che questa domanda l'ha fatta Alessandro Pozzi. Quindi... No, non è una domanda sulla fantasia, è una domanda a tema nerd. Ma c'è sta, una domanda per cazzeggiare su. No, ti caccio. Se non rispondi, sei eliminato. Quindi è stato bello averti qui, Davide. Allora, Davide, secondo me, comunque era. Ma sono tutte domande. Il mio parere era School Live, che è un momento che sicuramente. Allora, piacere questo. Allora, c'è Umberto che dice School Live. Tu secondo me è questo, ne sono quasi sicuro al 100%. Io l'ho pure visto, mi sa, il video acquisti di Curo, però non lo ricordo sinceramente. Ah, deciditi, secondo te School Live sì o no? Vado di fiducia, tanto non saprei neanche quali sono gli altri che ha mostrato. Allora, Umberto, Davide, Curo. Ma è sempre lo stesso fumetto che mostro alla fine di ogni video acquisti, è sempre quello. Cintama. È sempre quello. Faccio sempre manga americani, italiani, quindi è un fumetto italiano, ed è sempre quello. Allora lo so anche io. Plus. No! Ma sei un coglione! Ma come cazzo? E poi è pure manga! Te l'hanno anche scritto! Ma come cazzo fa? Dopo che l'ha spiegato lo sapevo anch'io che era di Landog. No, io l'ho spiegato, non l'ha capito! No, perché nella rivista non l'ho... Ma cosa rivista? È un mensile! Mi si conosce su Instagram. Lo so, però mi viene due cose per Gintama e per Dylan Dog. Ci ha fatto anche il format di Dylan Dog. Che cazzo hai detto che ci ha fatto il format di acquisti? Vabbè, allora, prima domanda sbagliata. Allora, no, ci sono altre domande. Ma tu non dici che io le indovino.
Qualcuno ha risposto. Per forse cose qualcuno. Allora, per la prossima domanda, chi vuoi come ospite? Come aiuto? Dai, il grande maestro. Ok. Dai, 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 che ti affosso. Allora, qual è la prima opera di Grant Morrison pubblicata da una major americana? Beh, questa Cugna dovrebbe saperla. Boh. Cazzo, aiutalo! Io ora butterei fuori Animal Man, però non vorrei esagerare con una cosa troppo nota, magari gli è successo qualcosa di prima. Allora, la risposta la sa solo, purtroppo Cesare Danni, che vabbè, questa non lo so, perché non la so in effetti. Animal Man, qua dicono. Cesare? Io ho detto Animal Man, fantastico. Va bene, la seconda domanda che ti può aiutare sempre il buon culo. Carol, mettimelo l'anno così facciamo subito la risposta, che non me lo ricordo. Ah no, bene, la risposta è corretta. Ha detto Cesare, è Animal Man. Okay. Grande maestro, è il maestro. Grande, maestro, sì, grazie. Vabbè, se uno vuole andare a vedere effettivamente su Wikipedia. Però... dici, vedere per una volta è andata bene. Vabbè, basta, Cugno, sono troppe domande. Allora, per la prossima, una sbagliata, una ti ha aiutato il maestro. Ciao, scriba. E vuoi essere anche tu l'aiuto? Allora, lunedì prossimo c'è anche Scriba comunque in live. Scriba, lo dico. Peccato, allora non ci sarò più. Tu non ci sarai. Eliminato prima di vedere. Dai, senti, chi vuoi per la prossima domanda? Guarda, so che magari può essere che sbaglio, però voglio Scriba appunto perché è un ospite speciale. No, Scriba, no, Scriba, non stiamo nella prossima settimana. Che cazzo di. Ma poi... Vabbè, era per dire, hai detto tu. Che cazzo ne so, Simo, se tu suggerisci una cosa. Senti, hai detto vabbè, vai. Allora, c'hai Ali, c'hai Cara. Metto Giorgio per questa, poi... Giorgio, va bene, Giorgio. Allora. Il professore. Allora. Ok. Cosa significa Pepe Satan? Pepe Satan Aleppe. E non si sa. È un mistero cosa significhi. È nella Divina Commedia, dico una cazzata, però non si sa cosa significhi. Il fatto che tu lo sappia è inquietante, Giorgio. Spero che. Anche se nella Divina... il rito dei Dante Alighieri. Ah, è una battuta. Però era giusto, non si sa. Era giusto, infatti. Vedi, ti ha risposto anche la battuta, Cesare. Allora. Ok, questa è facile per il buon Giorgio. Aiuto, mi sono sbaglio. Allora, aspetta. Allora, ok. Chi è il regista di Star Trek Nemesis? Vai, Davide. Comunque non ce n'è, Giorgio. Hai risposto pure una battuta, Giorgio. Dov'è? Me l'hai fatta come domanda seria. E che cazzo ne sapevo che era una battuta? In compenso non sono un trekkie, quindi non so chi sia il regista di Star Trek Nemesis. Vabbè, gli ultimi trailer diretti di J.J. Abrams, ma quelli vecchi non lo so. Allora, Davide, non guardare su Google, se guardare su Google sei uno schifo. Basta, allora, basta, via. Allora, domani, hai barato. Se visto proprio che c'è, coglione, c'è gli occhiali, si vede se illumini Google. Se togli gli occhiali, guarda che se mi fai condividere non ce l'ho Google. Guarda che si vede il telefono, c'è gli occhiali, coglione. Ma io non lo so, ma come si fa a seguire pirla? No, mi sa che c'è che io pure che me la vedo una cosa, ok, non me li ricordi noi perché ho le date pessime. Allora pare che Umberto possa aiutarti, mi sembra che lui, quindi togliamo Giorgio e vai Umberto. Io ho un suggerimento che ti aiuterà un sacco. È stato il montatore di Superman del 78, quello di Donner. Questo è facile, non è facile. Non solo, aspetta, ti do un altro suggerimento perché può aiutarti. Un altro dei suoi film, il più famoso di tutti, è USA Marshall, Caccia senza tregua. Allora,
È facile, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Davide. No. Davide, stai guardando! Dai, sei vergognoso! Sto guardando! Oh, no. Gli occhi sono questi, stanno qua. Giallo, insomma, gli occhi sono questi. Dai! Ce l'hai lì? Ce l'hai sulla punta della lingua? Sputa vai, vai, è sulla punta! No. Lo devo dire io? Allora, Davide, tu hai gli occhiali? Chiedi se hai gli occhiali. Ok, non ce la fa. Vabbè, basta, Davide. Ve lo dico io, è l'incredibile, il famosissimo, il celeberrimo Stuart Baird. Cazzo, era facile, Stuart Baird. Ma dai, Stuart Baird. Vabbè, Umberto, grazie. Il produttore di Lara Croft Tomb Raider. Vabbè, ma stai guardando su Google. No, so memoria. Ciao, Rose. I miei professionisti. Ah, lui dice pure a te che sei andato in assoluto. Vedi Google grazie. I miei occhiali? Allora, pelato. Non ce l'hai apposta. Allora, per la prossima domanda, chi vuoi? Dai, ti è rimasta? Ellie, cara. Va bene, cara. Ma io non ho capito perché mi avete tirato dentro questa cosa. Cioè... Allora, perché stiamo facendo questa cosa? Allora, questa è facile per Cara. Ma non è lui che deve rispondere, scusa. Cosa fa cazzo qua? Allora, un attimo. Ah, chi ha scritto Il porto proibito? Ah, questo lo so. Che culo. Non lo sai? Davide, chi ha scritto il porto? Davide, porto proibito. Che ti devo dire? Sì, è vero, Rosa, l'ho fatto bene. Glielo devo dire, devo consigliarlo? Sì, puoi aiutarlo. Allora, uno ha il cognome della parte bassa degli alberi. Scrivo. Parte bassa degli alberi. La parte bassa degli alberi. Le radici. Una, radi, quindi radi. Tieni la radi. No, una delle parti basse degli alberi. Una, la sì, al singolare. Il singolare, cazzo. Sveglia. No, cioè... Scusa. La parte bassa degli alberi, che vede le radici, però sì, sono così radici. Esatto. Radico, si chiama, che cazzo però è? Al singolare. Quella parola lì che hai detto, però al singolare. Al singolare? Scusami. Le radici, una. Radice. Okay. Una. E ora l'altro, allora, hai presente che... l'impero ottomano è poi diventato un altro paese, vabbè, diciamo, dove c'è la capitale. Costantinopoli. Ok, ora, la capitale oggi come si chiama? Costantinopoli oggi come si chiama? Costantinopoli come si chiama? Istanbul. Ok, che si trova in... Però sta fa complicata. Sì, guarda, era più facile domanda. No, vabbè, ok, si trova in Turchia, ok? Sì. Allora. Io vorrei, quindi, come cazzo arrivi a quello? Tu devi stare in silenzio, perché se lui non mi sente, come lo capisco? Beh, silenziati così, muori in pace, ok. Molto bene. Allora, quindi, nella Turchia, come si chiamano quelli che vivono in Turchia? Turchi. Okay. Esatto. Ora, se i turchi fossero tutti grossi, turconi. Bravo. Turconi. Vai, radice turconi. Radice turconi. Sei un nome particolare. Siamo morti malissimo. Io mi sono sforzata tantissimo. Ma si è bloccato su radice, era bloccato su radice. capisci, il singolare di radici. No, perché... Sì, il problema non era quello, il problema è che... Era sulla parte bassa degli alberi. Sì, perché dicevo, ma non è che voi mi chiedi, perché ho capito che non era mai radice, altra roba, però l'unica cosa... Vabbè, dai. Ma è già tanto che non sia partita da cosa sono i rizomi, capito? Allora, oggi facciamo biologia. Allora, questa qui, vabbè, Davide, è andata. Allora, grazie, cara. Sto andando bene, sorprendentemente. Ho preso pure gli ospiti a pieno. Hai preso gli ospiti?
E dico gli aiuti, l'ho azzeccato più o meno. Ok, ok. Beh, sì, dai, perché no, dai. Allora, per la prossima, chi vuoi? Cioè, ti è rimasta Ally e Kuro. Prendo Ally, poi Kuro alla fine. Allora, Ally. Allora. Ho paurissimo. Ok. Ho più paura io che te. Che... Sì, sì. Io non so se questa... Ah, ok. Questo è facile. Stavo morendo, comunque ero piegata a metà, cioè io stavo malissimo. Io lì, siamo tutti male per te. Una... Allora, senti, questo è facile. L'autore di Sailor Moon. Tan, tan, tan. Oh, il bello, il bello lo sai qual è? Che oggi... Ne avevamo pure parlato. Hai visto Sailor Moon? Cioè, no, non l'ho visto, però mi raccagliavo di parlarne, che mi stava raccontando cose di Sailor Moon e mi hanno detto pure il nome dell'autore. Allora, allora ci possiamo arrivare. Sei pronto? Allora, sì. Le persone quando vanno al mare a pescare usano una... canna. No. Allora, no, allora, se tu vai in crociera, usi una nave. Ok, mantieni le prime due lettere. Ok, ok, ci sei? Poi? No. Ok, e dai. Aiuto, il cuore! Perché non faccio più. Oddio, aiuto. Allora, aspetta. Ok, allora mantieni la no. La no ce l'hai. Allora, un programma. Allora, aspetta, non so come cazzo arrivarci. Ecco, schifacchina, per colpa mia. Giusto. Ok, calmati. Allora. No. Cioè, allora, aspettami, Davide, ascoltami, mantieni la na, mantieni na. Ok, poi quando una cosa va bene, che dici? Dici ok, perfetto. Naoki, quindi qualcosa, quindi vabbè, non Naoki, tante Naoko, sono Naoko. Poi ok, aspetta, vediamo se mi ricordo Naoko sa che stai guardando su Google. No, Google te ce l'ho in fronte qua. Google del cielo. Dai, ne avevo parlato. Che cazzo era, porco tu? Allora, Takeuchi. Da quella è la Yakuza. Naoko Takeuchi. Va bene, dai, ci sta. Takeuchi. Takeuchi non era... Ok. No. Comunque dicevo che la cosa interessante è che non ho mai guardato Sailor Moon in tutta la mia vita, neanche un episodio. Ed è stato lui che ha detto che ha scelto bene gli ospiti per ogni domanda. Bravo, bravo, bravo. Allora, fate Google, senti qui il tuo cloud. Allora, senti. Allora, grazie a Ellie. Mi hai sbagliato tante comunque, sappilo. No, ma che... Per l'ultima domanda ti è rimasto l'amico Baffo. Finiamola con i Baffo. Dai, i tre fratelli di Baffo, l'hai visto. Dai, che sono caldo, sono caldissimo, vai. Ok. No, Davide, Davide. Sì. Il video acquisti, cazzo, l'ho visto. Però che ma non il video acquisti, chi se ne frega di questi radici. No, perché... Pensavo che me l'avevo contato come errore radice e io dicevo che cazzo c'è sta sotto l'albero. Ma poi tu hai detto sono nomi strani, ma non è che si chiama Radice Turconi, sono Teresa Radice e Stefano Turconi, capito? Ah ok, cognomi, non lo... Castre, ma io le ho dette okay, tutte, quella è rimasta che non ho detto tu, ho detto tutte, guarda che ho messo qualunque, qual è che mi manca? Ah, chi visitò? Ok, va bene. Questa è tosta. Anzi, due, perché poi devo di pure le Zoe. In Star Wars. Chi visitò Datomir nel 54 BBY? Oddio, io con la cronologia di Star Wars sono pessimo. Non so bene
collegare cronologicamente il periodo. Perché è divertente, sono le reali, figure di quelle finte. Ah, ok. Casta, metti anche la risposta, perché sennò... Sì, per favore, cioè... perché io non la so. Qui sei da solo, eh. Qui sei da solo. Sei da solo. Io non lo so chi cazzo l'ha visitato Datomir in quel periodo. Cioè, poi l'avrà visitato più di una persona Datomir in quel periodo. Scusami. E poi mi si blocca pure lo schermo, tra l'altro. La risposta è Magalli. Magalli. E non barare. Sei una persona orribile, non barare. Sì. Tanto sei fuori dalla live. Come ho fatto a fare? Ah, ma su radici, come cazzo è possibile? Dai. Ah, c'è già messo la risposta. Avete radici. Castro. Non guardare la chat. Ma prima, collocami cronologicamente quando è il periodo. Quando è l'anno? Per prima, chiedi a Cesare. È Cesare, no? Castre, dimmi più o meno cronologicamente cosa è successo prima. Dimmi cosa è successo prima. Così più o meno capisco. Comunque, perché io gli anni di Star Wars non li so. Aspetta, però che forse... se mi dai qualche indicazione temporale in più, magari ci arrivo. Un attimo, che forse sta scrivendo, non lo so, perché tra l'altro non hai risposto manco una tu, Davide. Hai fatto rispondere tutti. Ma cosa hai risposto? Che ti abbiamo dovuto fare uno spelling nave per dire Naoko e radici, non sai che la radice è il singolo di radici. E vabbè, dai, su, caccia, chiudiamola qua direttamente, facciamo, dai. E non ho mai visto Star Wars, sono una brutta persona, lo so, ok. Se non mi sbaglio è dopo Star Wars 2. Dopo Star Wars 2. 2 in senso di episodio, non in senso che li hanno fatti, esatto. Immagino. Quindi dopo episodio 2, chi è andato su Datomir? Dai, che grande... Oddio, adesso mi sta venendo anche un pochino il dubbio di quale pianeta sia Datomir, sinceramente. Vabbè, la risposta ve la do io, perché era scritta prima, e la risposta era... Ho detto una cazzata, no. No, a Castri ha detto una cazzata. No, la risposta l'ha messa sopra, vediamo, mi ricordo, l'ho vista prima, l'ha detta, non vi siete accorti? Darth qualcosa, Darth Sidious, sì. Vabbè. La risposta era questa. L'imperatore. Prima della minaccia fantasma, sì, ma Davide in tutto ciò, ragazzi, Davide non ha risposto a nessuna domanda, oggettivamente. Vediamo, controlliamo, aspetta. Dai, controlliamo, eh. Magari sbaglia. Dai, no, allora concediamo il beneficio del dubbio a Davide. Io questa non la sapevo nemmeno io. Vabbè, allora facciamo l'ultima domanda, è quella di Zonda. Datomir, uno dei territori dell'Orlo Esterno, bla bla bla. Qui però sono su Wikipedia. E quindi non penso che ci sia una cosa migliore. Allora, ragazzi, Dai, teniamo il format. È piaciuto questo format in cui Davide risponde? Ma non, una ce, volta... n'era un'altra, non ce n'era un'altra di domanda? Cioè, sì, ora cioè, la faccio. Questa è facile. Questa è facile. Allora, vai. La domanda è facile, Davide. Dai. Chi è il protagonista e il villain, il boss finale del primo Fatal Fury? Immagino intenda il film, lo avvio, non il gioco. E io, cioè, non l'ho visto. Come fai? Ti aiuto qui, non l'ho visto manco io Fatal Fury. Fatal Fury, c'è un ragazzetto col cappellino rosso americano che c'è anche il videogioco. Però ti posso dire una cosa, ma non mi interessa. Allora facciamo così, stai calmo, ci possiamo arrivare. Allora, ma non penso che ci possiamo arrivare. Ma sì che ci possiamo arrivare. Allora, Davide, dai. Ci sono due personaggi famosi dei cartoni animati. Uno un gatto e uno un topo. Come si chiamano? Tom e Jerry. Ok. Ora, unisci i nomi. Jerry, unisci... Tom e Jerry. Cioè... No, prendi la prima lettera di uno e mettila sul nome dell'altro. Bravo, Cesare Dante. John. Jetom. Ma sei una banda di coglioni. Terry. Ok, va bene, bravo, questo è il nome. Come...
Ma Dio porco. Ok, veramente. Vabbè, Vabbè, allora, almeno che non è un robot. Allora, calmati. Allora, la città dove si fanno i tortellini. Vabbè, dai, Davide. Davide, sta vicino a dove abito io, Davide. Davide, ma oh, tortellini. No, non dove abito io adesso, dove abitavo io prima. Ma come cacchio? Sì, è stato... ce la puoi fare. Dai. Dove ci fanno i tortellini? Io sono di... No, Davide. Stai zitto, Simo, che ce lo faccio arrivare io. Allora, guarda me, Davide, non guardare. Allora, tu mi pare che... Ferrara. Sì, vaffanculo, così mi farebbe stare. No, vicino a Ferrara c'è, c'è il capoluogo di regione dell'Emilia Romagna che è... Sto deluso. Il capoluogo. Dai. Signore, aiuto, sto calmo, che cazzo Carini, dice? Carini si aiuta anche, ti dice, alla fermata dell'alta velocità sotterranea, dai, cosa vuoi? Sto calmo! Davide, la calma. Davide, qual è il capoluogo dell'Emilia Romagna, porca troia? Dolore. Ok, mantieni le prime due lettere, come sempre. Boh. Ok. Allora, Tom, che animale è? È un gatto. Beh, mantieni sempre più due lettere. Boga. Fim! Boga è l'attaccante del Sassuolo. Ma lascia sta questo. Allora, questo è difficile. Come faccio a fargliela fa? Oddio, le ultime due lettere sono due consonanti. Come faccio? Mi sono perso. Aiuto. Come fa? Io provo... Che hanno scritto la risposta. Allora, dai, Boga. Vado a due consonanti. Sì, l'hanno scritta mille volte, manco l'ha letta. Ah, no, ok. Non devo vedere la onestà intellettuale, sta robaccia. Allora, Davide, come hanno aiutato? Mi ha aiutato Cara. Bogard. Bravo, Bogard. Terry Bogard. Ora, io direi che il villain lasciamolo perdere, che non ce la posso fare. Il villain sarebbe Jazz, però no, è troppo difficile. Jazz. Ragazzi, comunque, devo dire, ci siamo divertiti un botto. Grazie a Davide, che poi tra l'altro è bravissimo. Io lo prendo sempre in giro, ma se no non lo pubblicherei. Tra l'altro avremo anche il suo volume cartaceo, di cui l'editor è Giorgio Loisio. Quindi grazie. Però devo dire, mi sono divertito un botto, da Davide non ridevo così tanto. Mi stanno sanguinando gli occhi. E ragione, su Datomir, comunque, visitato da Darth Sidious. Che cattivo, che stronzo, che sei cattivi. Allora, ragazzi, una domanda interessante. Io vorrei fare una spoiler perché Carol ha fatto questa domanda. Faccio uscire tutti, faccio entrare Giorgetto Loisio. Posso ritirarmi da editor di Davide? Eh? Posso rinunciare al ruolo di editor di Ma Davide? No, ma dai, è stato simpatico. Certo, su Teresa Radici si è un po' perso. Comunque... perché la capitale dell'Emilia, cioè il capoluogo dell'Emilia Romagna... Vabbè, ma dai, ma mica tutti lo devono sapere. Io non so qual è il capoluogo del Molise, quindi, cioè, tra l'altro il Molise secondo me non esista. Come, questo è un po' facile. Comunque, c'è Molise sta... mi prende parecchio in preparazione. Ma chi è che lo sa? Ma manco sappiamo la città del Molise. Tu sei stato... Credo sia Campobasso, in realtà. Però... Ma non è stato... No, ragazzi, non è stato una gogna. Siamo divertiti, abbiamo scherzato un botto. Tra l'altro, ragazzi, ecco, per esempio, la Bugna è anche la mia, vedi, mi prende per il culo. Simone, ma tu non sei un cazzo, vedi, ma tutti lo sanno. Allora, tra l'altro, ci hanno fatto la domanda il cartaceo. Giorgetto, fallo tu, sì. Suo spoiler. Allora, il cartaceo di Astromica uscirà in anteprima al Napoli Comic Con, quindi dal 22 al 25 aprile, in cui verrà presentata la collana, con un evento che va ancora stabilito, ma daremo tutte le informazioni appena ce l'abbiamo, e poi da maggio, vi sapremo dire la data esatta, sarà disponibile ovunque, in tutte le, cioè in nazionale, in tutte le librerie, almeno quelle grosse d'Italia,
e fumetteria anche, e presumo anche nei store digitali, quindi Amazon, sì, quelle altre persone brutte che non bisogna mai comprare da loro per supportare i venditori di libri locali. Usciremo con i primi 5 volumi della collana, sì, al Comic Con, poi lanceremo i restanti 7 a fine 2022. Possiamo già fare un altro spoiler? L'idea è quella di lanciare 12 volumi l'anno, sì, e ci sarà anche il volume di Davide Vendetta, quindi che si chiamerà Di Istruttori, quindi compratelo. E pubblichiamo volume 11. Di alcuni faremo... Alcuni potrebbero essere in due volumi, perché sono stati pensati prima del... diciamo nella vecchia astromica, quindi hanno 12 capitoli invece che 7, e quindi sforano di un paio di sforano di parecchio la lunghezza del volume che abbiamo. Si può comprare anche su Amazon, abbiamo il canale nostro, sì, 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 no, no, ci sarà negli store digitali, intendevo cioè digitali ma fisici, nel senso si può prendere da Amazon, no, e da Pandora. Non pensare, capito, sono 106 pagine di fumetto, quindi saranno 106 pagine graphic novel normale. Sì, 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 assolutamente normale. Alcuni sono capitoli, e stiamo già producendo le produzioni del 2024. Cesare, a parole tue, cioè, ma che cazzo, linkate, cartonati, questo sa dire cartonati. Siamo contro i brossurati, non usciremo in brossurato, tutti cartonati. No, possiamo avere store digitali ma fisici, nel senso che sono store in cui tu puoi prendere digitalmente la roba, ma ti arriva fisica, in quel senso mi sono impappinato. No, non a sti livelli, però è comunque una buona edizione, sarà una buona edizione, al costo di... No, posso dire questo? Abbiamo detto, Romano. Non si può dire? Sì. Abbiamo detto, e regaleremo i fumetti agli influencer, noi li regaliamo, ma voglio anche a Scriba no, perché c'è la recensione di merda, sì, ci sarà anche questa, fatta con la pelle di Simone. Comunque, ragazzi, veramente, tralasciando gli scherzi, comprate i nostri autori, comprate gli autori italiani, e grazie Kira, mi fa piacere. E comprate Davide, devi comprare. Ve lo dico, che allora ve lo dico per voi che siete in chat, ci sarà anche una speciale dedica di Davide. Quindi, sì, io vorrei un Davide. Faremo, allora, vi giuro, per chi lo volesse, faremo fare la dedica di Davide sul capoluogo dell'Emilia Romagna, Stoccarda. Lo mettiamo nei fumetti, ve lo regaliamo. So che molti lo vorranno. Non ho capito, però va bene. Mettiamo la dedica sui fumetti Davide. Non ho capito Stoccarda cosa c'entra. Vabbè, che tu non hai letto la chat. Io sono morto. Ah, ok. Tra l'altro... Uè. Davide, l'editor di Davide... Comunque io voglio farmi blastare da Scriba. Quindi pure a lui glielo darò. No, Scriba... Cosa gli dai a Scriba, scusa? No, tu sei pazzo. Queste frasi senza contesto. A Scriba non gli si dà niente. Lo fa nella cassettina, lo deve portare fuori. Era di portare fuori. Sì. He's not allora, comprato un Davide. No. Si scriva. Allora, facciamo così. Secondo me, io vorrei veramente... Io posso fare anche di peggio in questo canale. Guarda, io vorrei, secondo me, nella live dello Scriba Davide, secondo me è un format stupendo. Cioè, io penso che a Scriba gli sarebbe proprio il veleno. Comunque, detto questo, ragazzi, no. faccio un attimo Davide, faccio un saluto generale a tutti. Allora, a botte veloci, grazie, sarà live bellissima, sono divertito. Nel frattempo è scesa la notte. Allora, un'altra cosa, Fabio, il nostro aiuto editor, quello sta seguendo la live. Ma so io Fabio, lo puoi dire, non fa niente se mi chiami per nome. Gesù Cristo, mi sbaglio sempre, scusa, mi sono un parpino. Mi devi spiegare come caricare... Non è che è un segreto come mi chiamo, è solo che... Cazzo so, io mi impappino, scusami culo. Poi ti chiamo domani, aspettami, ma una minaccia, Simo? È una minaccia. Ci vediamo fuori. Ti aspetto fuori. No, allora perché mi sono partito sulle B? Perché l'ho detto, poi non sapevo che non dovevo dirlo. Ho detto il mio grafico.
Allora, niente, grazie a Umberto, grazie a Fabietto, grazie a Cuneo, perché veramente una cosa devo dirla. A Simone, questo... Simo, Fabietto no, per favore. Vabbè, vaffanculo, grazie Cuneo, a Cuneo. Cuneo rimaniamo amici. Allora, vabbè, comunque se abbiamo i volumi cartacei anche per merito di Cuneo, per il lavoro stupendo che sta facendo, e il canale comunque funziona ancora perché ci sono questi stupendi ragazzoni che ci seguono ormai da 2 anni, e grazie a voi, faccio uscire loro, via. Via, via, poi mantengo le new entry, perché fondamentalmente loro tre sono le new entry. Davide si è auto entrato, è auto eliminato, ha fatto tutto da solo in questa live. Buchi in testa. Sì, Davide ha fatto tutto. Auto invitato era brutto, detto auto entrata, che era brutto. Gestisce tutto in autonomia comunque. Sì, 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 Davide è stupendo. Mi aspetto veramente che sulle pagine Instagram di queste ragazze voglio il volume di distruttori appena esce cartaceo con la vostra recensione falsa. Anzi, allora dirò che è brutto, dato che deve essere. Ma che carina! Sì, sì. Anzi, ringrazio veramente Ali e Cara che hanno portato un sacco di freschezza in questa live, perché sennò siamo una banda di vecchi. E grazie a tutte voi tre. E addio, addio, e addio, e un grazie a Giorgetto. Perché sta seguendo lui il cartaceo. Ci si prova. Ci si prova. Buonanotte. Ciao.